Nella struttura semplice di medicina fisica e riabilitazione dell'ospedale Carlo Poma di Mantova è operativo dal 2013 l'ambulatorio dedicato alla riabilitazione delle patologie del pavimento pelvico. Queste problematiche sono sempre più oggetto di presa in carico e di riabilitazione e interessano trasversalmente più branche e patologie. Dalla patologia uroginecologica, come possono essere le patologie vescicali o di interesse prostatico, alle patologie della sfera genitale femminile. Possono essere interessate anche le patologie proctologiche, come le emorroidi, i prolassi rettali e le alterazioni della funzionalità dell'alvo. E non ultimo anche qualche patologia neurologica come il dolore pelvico cronico, la sclerosi multipla e le lesioni midollari. Il paziente accede all'ambulatorio con impegnativa del medico specialista, che può essere urologo, ginecologo, proctologo, chirurgo generale, o con impegnativa del medico di medicina generale e viene accolto in ambulatorio dove con il fisiatra eseguirà una presa in carico, un colloquio conoscitivo e dove viene stilato un progetto riabilitativo individualizzato che si basa proprio, viene costruito ad hoc su misura sul paziente in base alle problematiche emergenti del paziente. Una volta eseguito questa presa in carico, questo colloquio medico, il paziente viene trattato dalla terapista dedicata e formata in azienda che funge da collegamento anche con gli altri terapisti che si occupa del trattamento neuromotorio. L'obiettivo del trattamento è di ripristinare e migliorare la funzione sfinteriale attraverso degli esercizi neuromotori di coordinazione addomino-pelvica, degli esercizi di rinforzo associati a degli esercizi respiratori di rilassamento e a posture facilitanti e ad esercizi di presa di coscienza della muscolatura pelvica, anche mediante biofeedback. Questo prezioso strumento ci aiuta perché tramite un rimando, un ritorno visivo, favorisce la risposta motoria e la presa di coscienza della muscolatura pelvica e aiuta il paziente al recupero. Una volta terminata la presa in carico riabilitativa, il paziente non è abbandonato, ma al paziente vengono consegnati gli esercizi con la preghiera di eseguirli quotidianamente a domicilio e viene rivisto al follow-up medico nel tempo, seguito anche nel tempo, insieme collegialmente allo specialista di riferimento, ginecologo, urologo o proctologo. L'esperienza di questi anni mi ha insegnato quanto la problematica pelvica così intima e personale del paziente sia diffusa e interessi più branche, più patologie, e questo ci fa capire quanto la riabilitazione del pavimento pelvico debba essere inclusa nei programmi riabilitativi che concorrono al miglioramento e al ripristino comunque di una qualità di vita ottima al paziente.